presentato per la prima volta dalla Regione in maniera pubblica il progetto del nuovo ospedale di Teramo, che nei piani dovrebbe sorgere a Piano d'Accio in contrada Fiumicino. L'investimento complessivo ammonta a più di 260 milioni di euro e circa 120 milioni di euro sono già a disposizione con fondi statali, mentre per la parte restante della somma è da capire se si farà ricorso ad un project financing. Il nuovo ospedale sorgerà su un'area da 18 ettari a est della rotonda situata nella zona dello stadio Bonolis, garantirebbe 500 posti letto e avrebbe 1540 posti auto. Noi parliamo dell'ospedale di Teramo, di tutta la provincia di Teramo, un'eccellenza importante, ma soprattutto parliamo di un nuovo ospedale a fianco all'ospedale che già c'è, esiste. Avrà lo stesso nome, parliamo sempre dell'ospedale Mazzini, però con competenze e finalità diverse. Ci sarà l'ospedale dell'alta complessità, perché purtroppo in questa alza abbiamo ancora mobilità passiva e senz'altro attraverso innovazione tecnologica, alla grande, diciamo, con grande strumentalizzazione a tutti i concorsi che stiamo facendo e con una nuova struttura, perché abbiamo un ospedale di 50 anni. Sospendere queste attività che si svolgono presso questo ospedale creerebbero grosse situazioni, poi si creerebbero grosse difficoltà, grosse disfunzioni per tutto il territorio, per cui pensiamo importante creare questo momento di integrazione tra l'ospedale sul territorio e l'ospedale per l'alta complessità. Il primo cittadino teramano però chiede di fare chiarezza su alcuni aspetti, in primis quello dei fondi. Perché la delibera di giunta che è stata approvata lo scorso luglio prevede meno del 50% delle risorse appunto a disposizione, chiarezza sotto l'aspetto tecnico, perché bisogna specificare, anche per favorire la condivisione, la partecipazione più ampia di tutta la comunità teramana, che deve decidere lei dove collocare il nuovo ospedale e che tipo di ospedale ci deve essere, per arrivare appunto a una decisione la più consapevole possibile. Ma sotto il portico della Camera di Commercio è andato in scena anche un sit-in di protesta da parte del comitato Pro Mazzini, composto da 28 sigle tra comitati cittadini, sindacati e associazioni. Non siamo assolutamente convinti di dislocare l'ospedale di Teramo. Non ci sono le ragioni, non ci sono né tecniche né economiche né sociale. Delocalizzare l'ospedale significa ancora una volta, diciamo, impoverire la città di Teramo, e dopo non ci sono le ragioni, per cui realizzare un nuovo ospedale alla luce anche delle poche risorse che ci sono, questo significherebbe fare un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, perché parliamo di oltre 350 milioni di euro, significa ridurre i servizi sanitari a Teramo.